Buongiorno, allora oggi è lunedì 10 giugno, sono le 4:48 e iniziamo questa settimana. Adesso scrivo qua l'agendina, poi faccio vedere una cosa prima di partire. Allora, guardate un po'. Riposo settimanale 58 ore e 57 minuti. Stamattina me la faccio svegliarmi. Perché il riposo settimanale regolare sono 45 ore. Però non è detto che tutte le ditte vi fa 45 ore precise e vi fa ripartire al nastro. Dipende sempre che lavoro fate, con chi lavorate soprattutto. Va bene. Siamo pronti per partire. Mamma mia, c'ho i vetri sporchissimi. Per Dio, lo vado. Avevo puliti precisi, stanotte ha fatto una specie di temporale che ha fatto 4 gocce di sabbia proprio. E vabbè. Allora, eccoci qua, usciti dal cancello sulla strada principale per andare a prendere l'autostrada in direzione nord. Allora, oggi viaggetto, ma niente di che, 3 consegne a salire e un carico per tornare giù. Viaggetto di quelli tranquilli. Oggi torniamo nel Basso Veneto dopo aver fatto un po' di videini a sud e nord dell'Italia, in zone che non facciamo mai. Oggi torniamo al Basso Veneto. 3 consegne, 3 clienti che non conosco, stranamente. La prima è vicino Imola e poi 2 zona Padova. E il ricarico ce l'avemo lungo la Romea al chilometro 72 nel comune di Loreo. C'è un po' di nuvolosità in mare, se no già a quest'ora c'era il sole. Sono le 4:56 e siamo in movimento, dai. Oggi vediamo di fare tutto velocemente e cercare di scendere. L'ideale sarebbe scendere a Rimini, ora vediamo se ce la faccio. Se mi scorre come penso io, ce la faccio. Andiamo.
Allora, pausa. Andiamo al toilet, un appio, un caffettino. E poi dopo andiamo dal cliente che stiamo a mezz'ora. Oggi mi sa che sarà una giornata bella calda, perché già si sta bene, molto bene, quasi caldo. Allora, eccoci qua nuovamente a bordo. Pausa relativamente veloce. Va bene, dai, accendiamo l'aria condizionata che inizia a essere caldino. Oh, da qui al cliente mezz'ora. Ho visto che apre alle 8:30 lo scarico, quindi dovremmo star lì con un po' d'anticipo. Se non ci stanno altri camion davanti, dovremmo anche scaricare velocemente, spero. Non sono stato mai da questo, quindi vedremo. I tabelloni già danno rallentamenti per Bologna. Oggi noi altri Bologna non ci passiamo proprio, che mo andiamo qua all'uscita di Imola. Poi dopo, una volta scaricato a Massa Lombarda, vado per Argenta, vado a Piala Statale 16 e vado su fino a Ferrara Sud, perché la seconda consegna ce l'ho zona industriale di Padova, più o meno. Non è proprio zona industriale, è vicino Corso Stati Uniti. E poi c'ho un'altra consegna di Gozza. Entrate nella rotonda, poi prendete la prima uscita. Il navigatore. Seguite questa strada per 1,5 km, poi girate a destra.
Allora, eccoci qua. Doveva essere scarico veloce, eh? Cominciamo malissimo già. Vabbè che sono arrivato un po' prima. Ok, ci sta. Però porca paletta, per scaricare 5 pedane 40 minuti. Da quando apri a quando vado via 40 minuti, cioè nel senso da quando apri gli uffici che mi fai entrare. Vabbè, via, andiamo verso Argenta e andiamo a fare la seconda consegna zona Padova. Eccoci qua a Padova, abbiamo la tangenziale Corso Argentina, se non ricordo male questa. Abbiamo partito San Google che ci dice preciso la svolta, perché la zona l'ho capita ma non sono stato mai da questo, quindi vabbè ragazzi, un chilometro ci siamo quasi, come sempre vedaglio qua perché privacy, rispettare la privacy delle aziende, dei clienti. A più tardi, dai, dopo che ho scaricato. Allora, sta consegna qui è stata abbastanza veloce, dai. 4 pedane, alla fine 20 minuti tra arriva, capisci dove te devi mettere, prendi il traspallet, scarica, firma, timbra, una roba e un'altra, esci, fai manovra. Allora, impostato il terzo cliente, perché pure questo non lo conosco. Ho capito la zona dov'è, ma non è stato mai, quindi ci porta San Google che li conosce tutti. Sono le 11.32. Speriamo di scaricarlo prima della pausa pranzo, così una volta scaricato posso far pranzo, me ne posso andare verso la Romea che vado a fare il carico del pomeriggio, così una volta caricato tiro giù, se ce la faccio arrivare a Rimini come avevo detto è perfetto. Ci mettiamo in pausa presto, doccetta, cena e sta a posto. Ovvio che vado dietro a San Google perché prima mi sono guardato i percorsi e un po' le zone le conosco, quindi so che posso andare tranquillo, perché sennò è facile che ti manda su qualche divieto per farti accorciare magari 100 metri. Chilometri siamo arrivati pure da quest'altro cliente.
ci siamo. Un chilometro e quattro. Ah, ragazzi, 11:23, sto uscendo dal cancello del terzo cliente, scaricato. Ho usufruito anche della loro toilet, gli ho fatto servizio completo. Adesso ce ne andiamo un po' in giù, ci fermiamo su un'area di servizio, facciamo pranzo. Poi con calma si va a caricare. Che spettacolo! La mattina mi ha filato tutto liscio. Se avessi fatto prima scaricarli a Massa Lombarda, sarei arrivato anche 20 minuti prima qua su. Un quarto d'ora, 20 minuti prima. Stavo ancora più comodo. C'è tanta intenzione di farsi a destra, collega. Allora, vediamo se ce la faccio a parcheggiare qui a questo rifornimento della IP. Allora, gente, qua ci apparecchiamo. Ho tirato giù la tenda che c'era un po' di sole frontale, ma si è già coperto. Oggi insalata di riso.
Allora, il caffè l'abbiamo bevuto, abbiamo finito la pausa, andiamo a caricare. Allora, pausa finita, mamma mia, sta allarme è da stamattina che mi sta a stressare, che mi dice che ci stanno degli aggiornamenti software, ma io non gli rifaccio gli aggiornamenti software. Sì, me li fa in officina, perché il meccanico mi ha sconsigliato, ha detto non li fa mai quando stai fuori, perché se per qualche motivo va male l'aggiornamento rischi di rimanere col camion piantato e poi deve venire l'assistenza a sistemarlo. Quindi allora, pranzato, bevuto il caffè buono e mo da Padova non mi so orientare e conosco quattro strade in croce, e mo scendiamo la Romea, che è un'altra delle quattro strade che conosco, e vado all'Oreo a caricare. Poi, una volta caricato, chiamo per sapere il programma di domani e di conseguenza mi organizzo la sosta. :15:08, caricato e stiamo ripartendo. Mo siamo a 7 ore di guida, facciamo una chiamata per sentire il programma di domani, così mi posso dare una regolata. Fa un caldo bestiale qua, ragazzi, 29 gradi, l'umidità pazzesca, non vedo l'ora di parcheggiarmi e andare a fare una doccia oggi, che mi sento tutto appiccicoso. Vabbè, dai, mo faccio una chiamata e poi ci aggiorniamo. Doccia, è un po' piccolo come locale, però è fatta bene. Qui c'è sta il sistema con i gettoni, sono venuto sparato in doccia, mi sono fermato qui come aveva detto Cervia, sto al tipico, e doccia al volo e poi dopo vado a fare una pennica. Che bella sensazione, fresco, pulito e profumato. Allora, adesso disfo lo zaino con la roba della doccia e poi mi faccio un riposino prima di cena, che mi ricarico un po', così mi ripiglio, perché fondamentalmente quando parti la mattina così presto, che te fermi presto, perché alla fine alle 5 mi sono fermato, beh no, presto no, però metà pomeriggio, quando ti sei fatto la doccia te vuoi riposare, perché fondamentalmente che vuoi fare? Parcheggiato la macchina, abbiamo un vuoto di memoria, capirai.
il posto dove Capodanno viene fatto. Allora, cena pronta stasera, grandi cugine, pomodoro a fette con olio e sale e un po' di speck. E poi dopo un caffè al bar e il relax. Un po' di televisione, grazie al portatile qua con la connessione, l'hotspot del telefono. E stavamo a posto. Buongiorno, allora, martedì 11 giugno 6:42 e niente, andiamo a darci una sistemata per iniziare la giornata. Poi ieri sera ho tagliato da netto perché ho avuto un po' di telefonate e sono andato a prendermi il caffè e poi alla fine mi sono messo in relax e ho chiuso. Va bene, dai, oggi per il momento pare una bella giornata, ma vediamo se è caldo già e vediamo di chiudere sto giro, andare giù, scaricare sta roba e andare a casa. Ah, stamattina cappuccino e brioscino alla crema, vediamo se intrecci ancora le parole. Parcheggio si è votato, più nessuno, sono rimasti in 5. Era 10-12 camion ieri sera. Allora, facciamo carica l'aria e metto a posto intanto queste rovine e poi facciamo il giretto intorno al camion come sempre. Oggi devo dire che il risveglio è stato tranquillo, è stata una bella pausa lunga perché è dalle 5 e 10 di ieri sera che sto parcheggiato, quindi bella pausona. Vai, andiamo a vedere la situazione fuori, va, accendiamo le posizioni. Sabbia
che domenica notte ha fatto un po' di pioggia, tutta sabbia. Dopo se passo in magazzino io non la vado a vedere. Non faccio partire spazzole perché tanto farebbero solo che peggio. Siccome l'ho cambiato e l'ho messo in 9, quando sono andato a fare il tagliando vorrei preservarle. Siamo usciti a Civitanova Marche, mo qui facciamo un pezzo di superstrada e poi si va a scaricare e ricaricare nello stesso posto, dopodiché vado a casa, pranzo a casa, un po' di riposo a casa e riparto pomeriggio con calma. Stasera andiamo nuovamente zona Padova. A sto giro viaggetti easy, viaggetti corti, perché domani pomeriggio devo stare assolutamente a casa che ho l'impegno. Quindi giretti di routine, niente di sfizioso come si faceva all'inizio. Allora gente, siamo arrivati qui dal cliente, ho già aperto, preparato per scaricare. Mo sto aspettando che arriva. Nel frattempo io mi faccio la seconda colazione, che la briuscina non mi ha toccato un dente, come si può dire. E niente ragazzi, vi saluto qua, la chiudo qua, perché dopo, una volta caricato vado a casa e riparto con un altro giro più o meno identico, quindi potremmo fare che basta, no? Abbiamo fatto un giretto nel Basso Veneto come facevamo all'inizio. Come sempre grazie e rinnovo i saluti, ci vediamo al prossimo giro, non si sa quando, non si sa dove, non si sa come, non si sa perché.